venerdì 17 agosto, stiamo lasciando Flagstaff per dirigerci verso il Grand Canyon. Eccoci alla stazione d'ingresso est del parco. Siamo entrati, la ranger, la signora ranger molto gentile, ci ha chiesto dove venivamo e ci ha fornito anche la mappa nella nostra lingua e adesso seguiremo le indicazioni per trovare i punti di osservazione. Vediamo che il primo, c'è un cartello qua che ci dice che sarà tra 500 piedi. Primo punto osservazione, c'è questa torre, questa dovrebbe essere la Desert View. Qui siamo sulla prima terrazza della torre. Stiamo arrivando al terzo. Questo è l'ultimo livello aperto. E adesso saliamo per uscire lo scoperto. Qui in cima. Ecco, un po' di indicazioni sulle misure, giusto per avere un'idea delle distanze e delle profondità. Seconda tappa al Navajo Point, la vista è molto simile a quella di prima, del deserto, il fiume Colorado là in fondo, montagne dall'altra parte. Terza tappa, Lipan Point. Qui c'è un punto molto scosceso, forse col video non si rende l'idea della profondità, ma va giù parecchio. Là vediamo un altro tratto di Colorado. Allora, siamo al Moran Point e il cartello dice che nell'estate 1940 i soldati della spedizione spagnola scoprirono l'esistenza del Grand Canyon e furono guidati sulla bordo sud da alcune guide indiane Hopi, che era la tribù che
viveva da queste parti. Stiamo attraversando la foresta di pini, andando in direzione del centro del villaggio del Gran Canyon. Temperatura ancora fresca, saremo sui 19 gradi. E adesso ci fermiamo al Grand Viewpoint. Il nome promette bene, vediamo. Stiamo percorrendo a piedi un sentiero che costeggia tutto il bordo sud e ogni tanto ci sono dei punti di osservazione. Allora, è terminata l'escursione al Grand Canyon, anche perché, come si può vedere dal vetro, è arrivato il temporale e a causa della presenza di fulmini hanno chiuso l'accesso momentaneamente all'ultimo tratto, che era quello che ci mancava, che già eravamo indecisi se fare o no, però poi dopo la chiusura da parte della gestione del parco ci ha fatto prendere la decisione, quindi abbiamo preso la navetta per tornare al parcheggio centrale e adesso ci stiamo dirigendo a Flagstaff. Ottima visita, molto bella, interessante, grandi panorami. Ma quello là in fondo sarà un uragano o non sarà un uragano?